Approvato in prima lettura lo statuto, si torna in aula a Palazzo Moffa dopo appena 3 giorni per discutere di riordino istituzionale. Unico punto all'ordine del giorno del Consiglio regionale è la proposta elaborata dalla Conferenza delle Autonomie Locali venerdì mattina. La proposta prevede il mantenimento di 2 ambiti territoriali provinciali e presenta in alternativa alla soppressione della provincia di Isernia prevista dalla spending review del governo un piano di risparmi illustrato dall'assessore agli enti locali Antonio Chieffo. Entro il 23 ottobre, quindi entro domani, la proposta, una volta votata dal Consiglio, dovrà essere trasmessa al governo. Il documento su cui il Consiglio sta discutendo è l'ultimo tentativo di salvare l'ente di Via Berta. Nell'ipotesi elaborata, Isernia resta provincia perché si può realizzare un risparmio pari a 8,5 volte la spesa prevista dal governo con il taglio della provincia di Isernia, ha detto Chieffo, e come questo attraverso l'attribuzione alle province di funzioni di altri enti come le già soppresse comunità montane, i consorzi di bonifica e gli ACP. Verrebbero assorbiti i dipendenti di questi enti e sparirebbero i consigli di amministrazione che sono più costosi. Insomma, per Chieffo le province acquisterebbero un ruolo di sussidiarietà rispetto ai comuni. Il consigliere del PD Michele Petraroia ha presentato un suo emendamento che propone la macro-regione adriatica e una sola provincia con 17 unioni dei comuni a cui trasferire le funzioni, il personale e le risorse di enti subregionali. Per Petraroia, salvando la provincia di Isernia, si rischia di essere antistorici, ancorati ad un modello amministrativo ormai superato. Non siamo qui a difendere la provincia di Isernia, ma dobbiamo difendere a denti stretti l'autonomia della regione, ha detto l'assessore alle attività produttive Scasserra. Poi c'è l'Italia dei Valori che chiede la soppressione di tutte le province, non solo di quella di Isernia, questo l'ha detto in aula Cristiano Di Pietro. Finita la discussione si metterà ai voti la mozione che recepisce la proposta illustrata dall'assessore Chieffo. Il documento che uscirà da Palazzo Moffa arriverà a Roma al Consiglio dei Ministri.